Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di più sul vostro quartiere? Oggi parleremo di street art e in particolare di un murales molto speciale, quello nella vostra scuola in via Maglione. Questo murales è molto giovane, è stato realizzato solo qualche mese fa, ma ha già una storia molto interessante. Ricordate come è cominciato tutto? Era dicembre e voi eravate impegnati con gli amici della Farma nel laboratorio di architettura creativa. Per alcuni giorni avete lavorato con loro, con Florinda, Salvo, Alice e gli altri ragazzi. Avete progettato, disegnato, colorato e poi alla fine avete trasformato le vostre idee in colori. Salvo e Alice vi hanno accompagnato nella realizzazione di alcune parti del murales, quelle colorate all'esterno della scuola e quella all'interno. E poi Salvo, che è un artista molto famoso, ha lavorato in tantissime città italiane, ha realizzato il grande disegno sul muro. Dopo pochi giorni è comparsa sul muro esterno della scuola una ragazzina molto speciale. Poteva far nascere dalla punta del suo dito arcobaleni e onde di colore che di sfumatura in sfumatura correvano lungo le pareti della scuola fino ad entrare al suo interno. Quei colori li avete dipinti voi, siete stati bravissimi. Ma poi cosa è successo? Questo spiritello, come molti hanno chiamato la ragazzina, non era proprio adatto a Prima Valle e così è andata via. Salvo è ritornato a Roma con tutti i suoi pennelli e colori e ha realizzato una nuova opera. Questo nuovo murales parla dell'importanza dell'avere qualcuno accanto, della purezza dell'aiuto, della fortuna di avere amici e familiari che ci accompagnano nel nostro percorso di crescita. La maestra Roberta ci ha regalato questa bella foto che ritrae due bambini che guardano il murales. Sono esattamente nella stessa posizione, sembrano quasi guardarsi in uno specchio che li ingrandisce. E voi cosa ne pensate? L'avete visto il murales? Bene, ora è tempo di rispondere a tre piccole domande. Queste domande vi faranno diventare finalmente le guide turistiche di Prima Valle. Molto curiosa di leggere le vostre risposte. A presto, ciao!